La figura di Aldo Moro, uno dei più grandi statisti della storia del nostro paese negli anni 60, è stata analizzata nel corso dell'incontro di formazione sociopolitica svoltosi nella sala del Museo Diocesano, che ha visto come relatore d'eccezione l'onorevole Pierluigi Castagnetti, collaboratore di Moro, già segretario nazionale del Partito Popolare Italiano. Ma è importante perché viviamo un tempo in cui la democrazia deve essere reinventata. Moro è stato tra i protagonisti all'Assemblea Costituente, ha inventato il modello di democrazia costituzionale nel nostro paese e quel modello manifesta segni di crisi che sono di tutta evidenza. La generazione attuale ha il compito di rigenerare quel modello, di in alcune parti anche di reinventarlo, di tenere conto dei cambiamenti che sono intervenuti a livello globale in primo luogo. E da questo punto di vista, come dire, la cultura riformistica di Moro può essere di grande aiuto e soprattutto la sua capacità di visione molto larga. Per fare politica occorre avere strategie lunghe e visioni profonde. Moro era sicuramente un uomo di grandi visioni e oggi la politica purtroppo è prigioniera dell'hic et nunc e anche di, come dire, di confini di sovranità che oggi hanno poco senso. Di fronte al mondo globalizzato, ai problemi che sono di fronte a noi, ai processi migratori che stanno definendo degli spostamenti di masse demografiche da una realtà continentale all'altra. Di fronte al terrorismo, di fronte alla subordinazione della politica rispetto alla finanza, insomma, occorre avere una generosità nel pensare a livelli di sovranità ben più larghi. Sotto questo profilo bisogna che la politica si ridoti appunto di intelligenza del futuro.